Mi scusi, signora. Sono le 6. Hanno già quasi portato via tutto. E Rosita? È di sopra, sulla torre. E lei dove si era cacciata? Stavo togliendo gli ultimi vasi dalla serra. Non l'ho vista per tutta la mattinata. Da quando è morto mio marito, la casa è diventata così vuota che sembra grande il tutto. Per trovarci ci dobbiamo cercare. A volte di notte, quando tossisco nella mia camera, sento un eco, come se stessi in una chiesa. Sì, è vero. La casa ci è diventata troppo grande. E poi, se fosse vivo lui, con la sua serenità, con la sua intelligenza... No, signora. Piante non ce ne devono essere. Sono già 6 anni che è morto, io non voglio vederla piangere come il primo giorno. Abbiamo già pianto abbastanza. È meglio tenere i piedi in terra e che il sole continui a spuntare in ogni angolo e che lui ci aspetti molti anni cogliendo le rose. Sono molto invecchiata. Portiamo su di noi una gran rovina. La sopporteremo. Anch'io sono vecchia. Avessi io i tuoi anni. Ci togliamo poco. Solo che io ho faticato e mi sono ingrassata. E lei, a furia di star seduta in poltrona, le si sono aggranchite le gambe. Perché? Secondo te credi che io non ho lavorato? Sì. Con le punte delle dita, coi fili, coi gambi dei fiori, coi dolcetti. Io invece ho lavorato con le spalle, con le ginocchia, con le unghie. Così che governare la casa non è lavorare, sì, secondo te? Sì, ma... è più faticoso strofinare i pavimenti. No, non voglio discutere. Perché no? E così passiamo il tempo, no? Avanti, su. Su, mi risponda. Siamo diventate mute. Una volta invece si litigava per tutto, per questo e per quello, e per le meringhe, per la roba da stirare. Io ormai sono con un piede di qua e uno di là. E un giorno una minestra, l'altro giorno pancotto, un bicchiere d'acqua, il mio rosario in tasca. Io potrei attendere la morte con dignità. Ma se penso a Rosita... Quella è la piaga. Quando penso alla cattivazione che le hanno fatto, al terribile inganno durato tanto tempo, al cuore falso di quell'uomo che non è e non merita d'essere della mia famiglia, io vorrei avere 20 anni per prendere un vapore, arrivare a Tucumán e afferrare uno scudiscio. Sì, afferrare una spada, tagliargli la testa, recidergli la mano con la quale ha fatto il giuramento falso e scritto quelle lettere bugiarde. Adesso mi darà ragione, finalmente. Sì, te la do. Lei ha trovato la moglie ricca che cercava, se l'è sposata. Ma avrebbe dovuto dirlo a tempo, perché ormai chi la vorrà più, quella poveretta? Avvizzita ormai. Signore, se gli mandassimo una lettera avvelenata che muoia appena la riceve. Canaglia. Era già sposato da 8 anni, ma ha scritto la verità solo il mese scorso. Io notavo qualche cosa nelle lettere. La procura che non veniva, un'aria dubbiosa, non ne aveva il coraggio. E poi alla fine si è deciso, ma solo dopo che morì suo padre. E intanto questa povera creatura... E porta via anche i 2 barattoli.
cara. Che fate? Un po' di maldicenza. E tu dove vai? Non so. I vasi se li sono già portati via. Ne sono rimasti pochi altri. Così non c'è rimedio. Dovremmo restarcene sedute qui, io e lei, finché non suoneranno morto. E non c'è nessuna legge, nessuna speranza che gli mangino il cuore. Zitta, 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 non dire Anna. Io non sono tipo da sopportare una cosa simile senza che il cuore mi si metta a correre in petto come una bestia braccata. Quando morì mio marito, io mi dolsi moltissimo. Ma dentro di me provavo come una grande gioia. No, no, gioia no. No, ma come una palpitazione, sentendo che non ero io a essere messa sotto terra. E quando mi seppellirono la bambina, capisci? Quando mi seppellirono la bambina fu come se mi pestassero le viscere. Ma i morti sono morti. Sono morti, non si può fare nient'altro che piangere, chiudere la porta e continuare a vivere. Ma questa di Rosita è la sventura peggiore. È amare e non trovare un corpo. È piangere e non sapere per chi si piange. È sospirare per uno che si sa che non merita i propri sospiri. E non c'è nessuno, nessuno al mondo che ti possa aiutare, nessuno che ti possa portare del cotone, delle bende, una zolla di neve. Che cosa posso fare io? Nulla. Che il fiume ci trascini via. Nella vecchiaia tutto ci volta le spalle. Finché avrò queste braccia non le mancherà niente. Io non potrò pagarti il mensile, dovrai lasciarci. Che aria che tiro da questa finestra, cos'è io sto proprio diventando sorda. E cos'è questa voglia di cantare che mi è venuta in corpo tutto in una volta come quando i bambini escono dalla scuola? Lei è la mia signora, ora come non mai. Ascolta, io le preparerò dei ghiocci col profumo di finocchio, e anche una torta gelata, un Mont Blanc, tutti i confettini colorati. Insomma. Che c'è Don Martino, avanti, entri, Don Martino, avanti. Tenga un po' di compagnia alla signora, Don Martino, eh? Beati gli occhi che la vedono. A quando il distacco definitivo? È per oggi. Che vuol farci? Prego, si accomodi. Grazie. La nuova casa non può certo paragonarsi con questa, ma ha una bella vista e un piccolo patio con due alberi di fico dove potremmo tenere dei fiori. Meglio così. E lei? La solita vita. Ho fatto la mia lezione di precettistica. Un pandemonio. Era una bellissima lezione. Concetto e definizione dell'armonia. Ma i ragazzi non provano interesse per nulla. E che ragazzi? A me mi rispettano poco perché mi vedono indifeso.
Tutt'al più qualche spillo nella poltrona o un pupazzo dietro una spalla. Ma i miei colleghi fanno delle cose. Sono i figli dei ricchi e non li si può castigare perché sono quelli che pagano. Così dice ogni volta il direttore. Ieri si misero in testa che il povero signor Canuto, il nuovo professore di geografia, porta il busto perché ha il corpo un po' rigido. Si unirono i più grandicelli e gli interni e, trovatolo solo nel cortile, lo spogliarono dalla cintola in su. Dopodiché lo legarono a una colonna dell'atrio e dal balcone gli rovesciarono addosso una brocca d'acqua. Oh, poveretto. Tutti i giorni entro a scuola tremando e m'aspetto che me ne combinano qualcuna. Benché, come le dicevo, hanno un po' di rispetto per la mia gamba. Un momento fa c'è stato il finimondo, perché il signor Consuegra, che insegna il latino magnificamente, ha trovato una lucertola morta nel registro di classe. Ma sono delle anime dannate. Sono quelli che pagano e che ci fanno vivere. Ah, Don Martino, che mondo è questo? Che mondo? Il mio sogno era d'essere poeta. Vinsi anche un premio floreale e ho scritto un dramma che non si è mai potuto rappresentare. La figlia di Caftè? Precisamente. L'abbiamo letta con Rosita. Ce l'ho presto lei. L'abbiamo letta 4 o 5 volte. E che? Oh, mi piacque infinitamente, gliel'ho sempre detto. Soprattutto quando essa va a morte e si ricorda della madre e l'invoca. È forte, vero? Un autentico dramma. Un dramma di forma e di concetto. Peccato che non si è mai potuto rappresentare. Oh, eccelsa madre, lo sguardo tuo rivolgi a chi in vile torpore arresa giace. Ricevi tu le fulgide mie spoglie e della lotta mia l'orrido rantolo. Non è forse